Alessandro Borghi, Luca Marinelli, due fantastici protagonisti delle Otto Montagne che è in concorso a Cannes. E c'è qualcosa di ancestrale, però anche molto moderno, vedere al cinema una storia di fratellanza in tempi in cui forse si parla più di sorellanza, e quindi un'amicizia tra due uomini, prima bambini, poi più adulti, che è una crescita, ma anche c'è qualcosa di tenero. Mi è fatto un po', da una parte, ripeto, ancestrale, dall'altra moderno, non so cosa ne pensate. Sì, è una visione interessante, sì, sono d'accordo che purtroppo stiamo vivendo in un momento storico in cui il sentimento in generale sembra un po' una cosa anacronistica, no? Non siamo più abituati a parlare dei nostri sentimenti, o comunque quando lo facciamo siamo sempre mossi dall'ego, dal perbenismo e dal qualunquismo, quindi non è quasi mai costruttivo, soprattutto per colpa dei social. Invece questo film è pieno di cose radicate alla realtà, alla verità. Prima di tutto perché l'amicizia e l'amore che c'è tra me e Luca è una cosa che esce fuori dal nostro lavoro, è una cosa che esiste e che abbiamo usato un po' come base per poi costruire i nostri personaggi, insomma siamo partiti avvantaggiati, diciamo, in questo. E il modo in cui questo film è stato scritto, il modo in cui è stato scritto anche il libro, che è un libro meraviglioso, ha reso molto semplice il processo di trasformazione del sentimento in parole, scegliendo poche cose ma giuste, dritte. C'è tanto amore in questo film. Ma infatti secondo me è anche questo, cioè è una grande storia d'amicizia, una grande storia d'amore, di due persone che non importa quanto siano lontane ma sono comunque vicine, non importa quanto parlano ma dialogano comunque tra loro, e arrivano sempre alla verità dell'altro, quello che poi è di base l'amicizia. È incredibile come in realtà avete fatto un solo film insieme, però c'è questa cosa così stretta tra voi che traspare. È stata sì un'esperienza unica, meravigliosa, che ci ha regalato questo, nel senso ci ha regalato quel film. Poi dal punto di vista professionale non ci siamo mai più incontrati, ma come Alessandro e Luca, come amici, siamo sempre stati assieme in questi 6 anni. E questo è stato un grande regalo. Io personalmente non potevo crederci nel momento in cui ci hanno detto potete farlo assieme, è stato wow. E tornando al film e parlando invece dei personaggi rispettivi, come, diciamo, quando l'avete letto vi siete sentiti subito uno e l'altro? Vi siete ritrovati in quella sceneggiatura, nei singoli personaggi? Ma guarda, sicuramente ritrovati nella storia, cioè io non mi ricordo se ho letto prima la sceneggiatura o prima il libro, perché poi a un certo punto secondo me le cose si fondono assieme, però sicuramente ricordo come questa vicenda, come sia il libro e la sceneggiatura abbiano parlato con me, ma abbiano completamente emozionato. Non era importante quale persona, perché poi alla fine secondo me è quasi come fare lo stesso personaggio, no? Ma è quasi come essere due facce di una stessa medaglia. Non m'ero mai chiesto quale personaggio avrei voluto interpretare. Dopo che ho fatto il provino su tutti i tuoi personaggi, con Luca tra l'altro, che già invece era stato scelto ma ancora non si sapeva bene per cosa, io ho sentito un po' più una pulsione nei confronti di Bruno, ma semplicemente perché gli riconoscevo tutta una parte di racconto che io non conoscevo, e quindi sapevo che mi avrebbe portato a dover imparare a mungere, a fare tutta quella roba lì. È così protagonista questa montagna, voi come vi siete trovati a girare con una location così ingombrante sotto un certo punto di vista? Ma mi sentivo più ingombrante io lì dentro, nel senso che goffo più che altro. È un mondo altro, è come essere trasportati in mare aperto. È stato girare in alta montagna, e come avete scelto i posti che sono protagonisti effettivamente del film? Beh, è stato bellissimo, un grande avventura. Paolo Cognetti ci ha mostrato il suo mondo anche, e abbiamo girato molto vicino a dove abita lui, quindi ci siamo spostati in Italia per preparare il film, abbiamo
visto tanti luoghi, ma sì, ci siamo innamorati di questa la Val d'Ayas, no? Che è bellissima, e ci ha portato tanto la naturezza, la ricchezza, ma anche la gente. It was important that it felt real, so we really era molto importante che sembrasse tutto estremamente vero, ed è il motivo per cui abbiamo effettivamente costruito questo chalet a 2000 metri. Siamo andati su un ghiacciaio a 4000 e abbiamo dormito insieme a tutta la troupe a 3000 metri di altezza per cogliere la luce dell'alba e del tramonto. Volevamo assolutamente abbracciare questi luoghi e arrenderci alle leggi che li regolano. Deciding everything.